una nuova decorazione per l'albero di Natale. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Di recente abbiamo fatto un bellissimo calendario dell'avvento molto impegnativo. Vi è piaciuto tantissimo, ma in tanti mi avete detto che era davvero molto impegnativo. E allora ho cercato di snellire il lavoro e proporvi qualcosa sempre su quello stile, ma che fosse facilissimo da fare. Vi ho incuriositi? E allora andiamo di corsa sul piano da lavoro a fare la nostra decorazione per l'albero di Natale in Killing. Ed ecco l'occorrente per fare i nostri ciondoli barocchi Killing per il nostro albero di Natale. Innanzitutto la nostra colla attacca tutto, delle forbicine da decoupage, ci occorreranno degli smalti. Io ho preso qui un rosso, vedete, pieno di glitter, un arancio perché voglio fare un rosso corallo e poi due diversi toni di dorato, un cartoncino Bristol, il retro dell'album, delle strisce di carta dorata. Io ho questo cartoncino ondulato che avevo già usato per il calendario dell'avvento, se non vi ricordate il video ve lo clicco qui tra le schede informative, e sono appunto delle strisce di carta più o meno da mezzo centimetro di varie lunghezze dorate di cartoncino ondulato, ce ne serviranno un pochino, non tutte queste. Poi ci servirà della stoffa. Io qui con me del damasco, dorati e verdi, quelli che ho usato appunto per il calendario dell'avvento, e poi delle immaginette, dei santini per intenderci. Io qui ho scelto due soggetti relativi alla natività, che sono appunto il bambinello Gesù o il Cristo nella mangiatoia al centro di una croce. Come prima cosa dobbiamo ritagliare appunto l'immaginetta che abbiamo scelto per il nostro medaglione. Io farò questo bambinello e andrò proprio a ritagliarne tutta la sagoma esterna, quindi toglierò tutto lo sfondo bordeaux. Benissimo, tagliuzzata tutta la sagoma nella sua circonferenza, adesso vedete che c'è questo bordeaux anche sotto Gesù. Io questo lo toglierò col tagliabalza, perché se deve essere decoupage, e va bene che sia decoupage, ma che sia un decoupage un attimino più ardimentoso, più ardito. Guardate, adesso sembra quasi un merletto, ve l'avvicino, visto? Adesso dobbiamo preparare il supporto. Innanzitutto dobbiamo decidere che forma dovrà avere il nostro medaglione. Potremmo farlo, allora, qui andrà, insisterà la nostra immagine. Sì, credo che opterò per questa a medaglione ovale, perché tanto poi io con i ghirigori del Killing potrò dare quella che voglio sia la forma definitiva. Lo rifilo con il tagliabalza. Giunti a questo punto, quello che avremo sarà un ovale di cartoncino. La cosa che dovremo fare noi a questo punto è prendere della tappezzeria del damasco e appiccicarvi sopra il nostro ovale. Prendo la nostra attaccatutto, giro, ecco qua, prendo l'attaccatutto, cerco un bel fiore, guardate qui c'è tutto il fiore completo, quindi sporco ben bene e adagio proprio sul fiore. Voilà, con le forbici rifilo tutto attorno, creo delle V così, tutto attorno, diciamo che apro così tutta la tappezzeria. Metto colla su tutto il contorno e lembetto per lembetto giro ben bene tutto. E sfoderato così tappiamo il retro delle brutture che vi insistono. Quindi colla su tutto e appiccichiamo. Togliamo l'eccesso, facciamo aderire e ovviamente eliminiamo l'eccesso. A questo punto dovremmo essere pronti per inserire la nostra figura al centro. Quindi questa è adesiva, essendo una figurina, stacco l'adesivo,
ma malgrado sia adesiva, io rinforzerò il potere di adesione con un pochino di colla. Perfetto, visto? È alloggiato. Adesso dobbiamo cominciare a decorare tutta la nostra figura. E allora, con molta calma prendiamo lo smalto dorato e con il pennellino dello smalto stesso faccio i perfili dorati alla mia immagine. Riprendo anche le pieghe del vestito, ridecoro, diciamo, dando una sorta di maggiore evidenza a tutto quello che voglio rendere più palese. Prendo un po' del rosso che vi dicevo, questo è un rosso bellissimo così a vederlo, poi non serve a niente perché lo smalto. Mischio i due rossi cercando di fare un corallo brillante. La fase decorativo pittorico, passiamo invece alla fase di orpello peeling. Quindi prendiamo una delle nostre striscette e cominciamo a creare una cornice. Cosa faccio? Prendo una striscetta piccola, faccio due strisce uguali. Ripeto, nel peeling non è importante la misura, che non vi dirò, ma è più importante che si vada specularmente uguali a 2 a 2. Prese due strisce uguali, comincio ad arrotolare una estremità verso il centro, con la parte esterna che sia quella zigrinata, e arrivati più o meno a metà faccio la stessa cosa anche con l'altra parte. Ok, arrivati a questo punto avremo questa specie di capitello che andremo ad appiccicare alla base del nostro lavoro. Quindi mettiamolo ben bene dritto, sporchiamo con l'attaccatutto, incolliamo e facciamo la stessa cosa pure nella parte superiore. Prendo un'altra striscia di carta, la divido sempre a metà perché se farò sempre due pezzi uguali, e questa volta farò due rondelle grandi. Fisso l'estremità con un punto di colla. Ecco qua la prima delle due rondelle, e mano a mano vado a montare così in maniera del tutto fittizia il mio medaglione. Quindi prendo un'altra striscia, la divido a metà e a sua volta a metà, taglio i pezzettini di carta e creo quattro foglioline. E ne faccio quattro uguali di queste. In generale, per dirvi, sto preparando tutti i pezzi a 2 a 2 o a 4 a 4 in maniera da poterli montare tutti attorno in maniera speculare. Quindi preparatevi un bel po' di pezzi con tutte le forme del keeling che volete. Trovate questo schema sulla pagina Facebook di Arte per Te nell'album Keeling. Lì troverete proprio lo schema su come fare tutte le forme e ci vediamo qui dopo che avrete deciso che forma vorranno avere i vostri decori. Thank you.
baffi, tutti i pezzi dobbiamo semplicemente, diciamo per dire, diciamo così, per dire, assemblarli, quindi ad uno adesso li allontaniamo leggermente dal loro alloggiamento, quindi li andiamo ad assemblare tutti quanti. Comincio proprio dai laterali, lo farò con la colla a caldo per una questione di velocità di adesione. E adesso con un pezzo di cordoncino dorato faccio il pendaglio e altro non faccio che con un po' di colla a caldo sul retro adagio il cordoncino così, in modo che sia tutto lungo la decorazione e si agganci anche in fondo così. Ok, guardate che bello. A questo punto l'ultimo passaggio, dobbiamo dorare tutto il keeling, perché da questa parte, essendo un cartoncino decorato da me, è bianco, invece dobbiamo renderlo tutto bello dorato e ricco. Prendo una bella tempera dorata, questa della Hobby è buonissima, Hobby della Alfa, quindi piano piano ripasso su tutto. Guardate che meraviglia, era solo una figurina e adesso è diventato un pezzo di artigianato. Che ne dite? Adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Spero che questo video davvero di cuore vi sia piaciuto, anche perché è semplicissimo da fare, in 2 ore è bello e fatto questo bellissimo pendente. Quindi foto e noi ci vediamo dopo. Nella mia immaginazione folle ho pensato, magari potrebbe piacervi l'idea, di costruire tutto il presepio così sull'albero di Natale con questi medaglioni molto ricchi, molto barocchi, che possano costellare tutto il vostro albero di Natale decorandolo e nello stesso tempo compendiandolo di un presepio. Che ne dite di questa idea? Se l'attuerete fatemelo sapere, mi raccomando, per tutte le vostre decorazioni che volete farmi vedere pubblicatele su Instagram con l'hashtag Natale Arte per Te e io di volta in volta andrò a vedere e commentare tutti i vostri lavori. Sono veramente felice di vederli, mi piacciono tantissimo quando riproponete le cose che vi propongo con Arte per Te, quindi grazie a tutti per coloro che mi hanno taggato fino a questo momento. Se il video vi è piaciuto mi raccomando regalatemi un bel pollice in su e soprattutto condividetelo sulla vostra pagina Facebook. Io vi aspetto anche sul mio canale Ombretta e su Due Cuori Una Cappa, lì stiamo preparando un sacco di cose buonissime per il Natale, ma anche su Ombretta stiamo parlando di tante cose divertentissime per il Natale, quindi non perdetevi anche questi altri aspetti di Ombretta e noi ci rivediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima! Ma quante volte ho detto Ombretta?